Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 28 maggio. Sono davanti al Tribunale di Roma, quindi la faccio in macchina, bello tranquillo, perché in realtà in queste ore, anche se faccio tardi la sera prima e soprattutto il giorno dopo c'ho da fare, non si può evitare di fare la zuppa di porro, perché i giornali sono favolosi. Sulla vittoria di Salvini e sulla sconfitta di Di Maio, la cosa più divertente oggi sono i giornali che non ci vogliono stare. I giornali che non ci vogliono stare sono sostanzialmente due. Anche, voglio dire, il giornale, se ci pensate, non è certamente un salviniano, stanno con Berlusconi che ha preso una batosta, però il giornale comunque, insomma, cerca di fare la sua cronaca. Ma oggi, quando leggi Repubblica, oggi leggi su Repubblica due pezzi. Io vi ho letto soltanto le prime cinque righe dei due pezzi di Repubblica. Il primo è Di Mauro, perché questi di Repubblica sono sempre, no, quelli eleganti, quelli docili, non sono come quelli del Fatto, i portavoci del Movimento 5 Stelle. Loro sono i portavoci di una certa sinistra illuminata, chic. Forse ce la siamo dimenticata che è quella roba là. Poi dopo ti vai a leggere le prime tre righe di Mauro, il più grande giornalista italiano, quello che insieme a De Bortoli non ha mai un capello fuori posto, a differenza nostra. E però vedi che nelle prime quattro righe dice delle cose tremende. Una di queste è gli spettri neri. Gli spettri neri del caos. Allora, sul caos ci può anche stare, perché questo governo non ha dimostrato, soprattutto nell'ultimo tempo, di essere il governo, diciamo, che ha delle idee chiare. Ma lo spettro nero, Mauro, dove lo vede? Forse nei titoli dei suoi giornali, ma nello spettro nero, come Gabriele Barberis oggi nota, secondo me, in maniera molto intelligente sulla prima pagina del giornale, cioè i voti che sono andati a quelli che potrebbero essere definiti spettri neri, cioè Casa Pound e Forza Nuova. Se quelli li definite spettri neri, sono poche centinaia, neanche 100.000 voti, 120.000 voti fatti tutti insieme, non hanno neanche l'1% del voto. Cioè, lo spettro nero è nella testa dei giornalisti di Repubblica. Accanto a Mauro c'è l'altro grande editorialista di Repubblica, che si chiama Massimo Giannini, che anche voi conoscete. Beh, Massimo Giannini, nelle prime tre righe, non alla fine del pezzo, nelle prime tre righe, accanto a quelle di Mauro, cosa dice? Ombre nere dell'ultradestra salviniana. Ma questi sono matti! Sono matti! Ma quale cacchio di ombra nera c'è? Vi può non piacere questo governo? Potete considerare, tra l'altro, poi è tutto gongolante perché dice che c'è vita dal pianeta rosso. E io mi chiedo, ma nella nostra ormai concezione falsata dell'informazione italiana, se ti fa paura l'ombra nera, lo spettro nero, cioè il nero ti dà fastidio, evocando il ritorno del fascismo, se permettete, a me il rosso mi fa ancora più paura, perché mentre il fascismo ce lo siamo lasciato alle spalle, spero per sempre, il comunismo è ancora purtroppo presente, anche e soprattutto nella testa bacata di alcuni nostri connazionali. Quindi mi diverte molto come il nero sia di per sé sempre il disastro, il sinonimo del fascismo incombente. Il rosso invece, per fortuna che c'è un po' di speranza per il pianeta rosso. Immaginate la frase capovolta: speriamo che ci sia un po' di speranza per il pianeta nero, verreste cacciati come minimo dal Salone del Libro di Torino. L'altro giornale stupendo da leggere è la rosicata completa del giornale del Movimento 5 Stelle. Insomma, il nervosismo dello strillone del Movimento 5 Stelle Travaglio è arrivato ai massimi vertici. Oggi scrive un pezzo che sembra che gli hanno passato una sigaretta sbagliata a Travaglio, ma una di quelle sbagliate forte. Dice: il fattore fascismo è ridanghete, ma in questo caso criticandolo, ma c'è sempre il fattore fascismo, cioè le fini analisi, i nostri fini intellettuali sono ancora sul fascismo oggi. Basterebbe che si facessero un giro qua al tribunale, in una piazza normale. Il fascismo se lo vedono soltanto nei loro giornali e in quattro gruppuscoli. L'altro giorno la manifestazione di Casa Pound era fatta da 50 esponenti di Casa Pound e 5.000 invece antagonisti antifascisti per 30 persone, e ovviamente i poliziotti pagati da noi per difendere il sacrosanto diritto dei neofascisti di poter fare la loro manifestazione. Ma fatta questa lunga premessa, Travaglio che dice: il fattore fascismo fa bene a Zingaretti, cosa di cui rosica lui, il cui partito però scopriamo nel pezzo stesso di Travaglio che perde. E perché perde? Perché fa peggio di Renzi, nonostante la sua percentuale sia più alta, ma fa capire che con l'astensione il suo voto è invece più soddisfacente. Se lo capisco che non è chiaro quello che ho detto io, ma credetemi, è quello che scrive Travaglio oggi. Cioè, se oggi voi leggete Travaglio è una roba imbarazzante. Cioè, il fattore fascismo fa bene a Zingaretti, e dopo una riga ci spiega che Zingaretti
Zingaretti ha perso e ha fatto peggio di Renzi. Beh, insomma, uno potrebbe dire avrebbe fatto ancora peggio Zingaretti se non ci fosse stato il fattore fascismo. Secondo me c'è una piccola problema mentale. Problema mentale, peraltro, che dopo qualche riga dimostra e manifesta il portavoce del Movimento 5 Stelle quando dice che l'elettorato è isterico. Insomma, se voi vedete lui capite che anche me siamo una razza di isterici, però dare dell'isterico all'elettorato perché non ti hanno votato il tuo Di Maio è un po' quando, come quando tu sfottevi Berlusconi che diceva che il popolo era italiano perché era coglione a votare il Movimento 5 Stelle. Siamo sullo stesso piano, Travaglio, con un piccolo particolare, che Berlusconi ci campa con i voti perché è il suo mestiere attuale, tu invece dovresti campare con i tuoi lettori, che sono evidentemente non quelli isterici perché ancora votano il Movimento 5 Stelle. Molta gente, aggiunge Travaglio nel suo fondo di oggi, vota come twitta, per fortuna che non vota come legge lui, se no voteremmo tutti dalle carceri. Salvini è già premier, invece è il titolo di Sallusti per il giornale, ma non è soltanto il titolo del giornale, anche con sfumature diverse, il Quotidiano Nazionale e Messaggero puntano sull'aspetto fondamentale, cioè che ormai l'agenda è dettata da Salvini e l'agenda è basata su tre aspetti, cioè quali sono i tre aspetti fondamentali. Tra l'altro questa sera con Salvini in studio a Quarta Repubblica, speciale Quarta Repubblica, ne parlerò di questi tre aspetti, e sono flat tax, TAV e autonomie. Su questi tre aspetti c'è la nuova agenda del governo secondo quello che oggi dice non solo Sallusti ma un po' tutti i giornali, e mi sembra che sia, non mi ricordo quale dei giornali, oggi in maniera tranchant dice Salvini dà i 30 giorni a Di Maio, o si fanno queste cose o salta il governo. Italia, cos'è che dice ora? Italia traino di Europa? Boh, non mi ricordo, questo titolo non l'ho ben capito, però è una cosa diversa, certamente non questo. L'altra cosa fondamentale su questa vicenda di governo è capire come e quando, oggi i giornali se ne interrogano in tantissimi retroscena, ci sono due, diciamo, rese dei conti. Uno all'interno dei due partiti che hanno perso più voti, uno è Forza Italia che ha perso circa 2 milioni di voti, e c'è una specie di sollevazione, dice il Corriere della Sera, Paola De Caro, dei peones, che dicono che si deve azzerare il partito, fare un'assemblea costituente. Toti dice, a parte il Cavaliere tutti gli altri non hanno funzionato, e obiettivamente questo mi sembra vero, anche perché il più eletto, colui che ha preso più preferenze in rapporto ai voti, è certamente sempre Berlusconi, quindi il partito si identifica con Berlusconi più di quanto addirittura si identifichi la Lega con Salvini in termini di preferenze, e banalmente perché non c'è una classe dirigente nel movimento di Berlusconi. L'altro elemento di autocritica fortissimo è all'interno del partito di Di Maio, dove si dice che ci sarà un direttorio, potrebbe tornare Di Battista e vicende di questo tipo. E altri due elementi di giornata, la fusione tra Fiat e Renault, oggi sarà ci sarà l'ipotesi di Nissan, che con la quale Renault ha una joint venture per vedere se è d'accordo su questa fusione che farà il terzo gruppo mondiale per la produzione di auto. Elkan ha garantito che non verranno tagliati i posti di lavoro in Italia. La mia fiducia rispetto a queste promesse è pari a zero, perché un'azienda fa i suoi interessi, non quella dei lavoratori, o meglio, se gli interessi dell'azienda confliggono con quelli dei lavoratori, spesso e frequentemente abbiamo visto che le cose vanno a finire male per l'azienda, tant'è che poi stiamo parlando di un'azienda che già ha deciso, proprio per i suoi meri interessi, di abbandonare l'Italia da un punto di vista amministrativo e legale. Non vedo perché non dovrebbe fare la stessa cosa da un punto di vista produttivo, cosa che in parte ha già fatto, se questo le dovesse convenire. Tanto più, e per questa è la cosa ridicola, che la governance, cioè chi comanda in questa nuova azienda paritetica al 50% tra italiani e francesi, cioè i soci italiani avranno il 50% della nuova società, i soci francesi avranno il 50% della nuova società, resta il fatto che gli Agnelli si faranno dare un conguaglio, perché oggi la Fiat vale più della Renault, gli Agnelli saranno sicuramente i primi azionisti di questa nuova società, ma c'è un piccolo problema, che la corporate governance, cioè il governo della società paritetico, quando si ha a che fare tra italiani e francesi, come dimostra il caso Essilor Luxottica, cioè la società degli occhiali di Del Vecchio insieme al produttore di lenti francesi, alla fine partono come società in cui comandano tutte e due nello stesso maniera, e guarda caso vanno a finire sempre che a comandare sono i francesi, tanto più che i francesi in questo caso hanno le spalle forti di avere
avere dietro non una famiglia ma lo Stato, che in termini di grandeur e sciovinismo, insomma, c'ha poco a che vedere con il nostro cosmopolitismo alla Elkan. Ultima cosa riguarda il nostro mestiere, quello della televisione. Fabio Fazio sarebbe stato traslocato da Rai 1 a Rai 2, sempre in prima serata, sempre la domenica, ma qui c'è la regola del dio televisivo, della divinità televisiva, per cui se tu vai in seconda serata con un programma prima che fa il 20%, fai buoni risultati. Se vai in seconda serata con un programma che prima fa l'8% e ne so qualcosa, i tuoi risultati non sono mai così buoni, anche se sei Fazio o Mandrake. Quindi si tratterebbe per lui di un vero e proprio smacco. Lo mandi a Rai 2, ma non riesco a capire bene se il suo stipendio, almeno così dicono i giornali, verrà rimodulato sul minore impegno e i migliori risultati che inevitabilmente porterà. Noi questa sera ci vediamo con Quarta Repubblica speciale con Matteo Salvini alle 21.30 in prima serata, come sempre. Non mancate, è la lunga, diciamo, io non la chiamerei maratona, come chiamano tutte le cose di Mentana, è la lunga partita a tennis di queste elezioni. Primo set domenica, secondo set ieri con Quarta Repubblica, terzo ed ultimo set questa sera, e poi ci rivediamo come sempre in maniera ordinaria da lunedì prossimo. Questa sera, ricordatelo, martedì, Quarta Repubblica. Ciao, a più tardi. E Porro stasera, chi sarà ospite? Ve l'ho detto, Salvini. Ciao.